Irna, mia cara, che piacere. Non immaginavo che saresti venuta a trovarmi tanto presto. Mi dispiace, non è una visita di cortesia. Oh, qualcosa mi dice che sei arrabbiata con me. Non è vero? Paola! Mi rendo conto che con la mia apparizione al dibattito ti ho messa in secondo piano, ma devi ammettere che è stata una grande interpretazione. Lo so, sei un'attrice nata. Oh, cerco di capire, cara, non potevo tacere quando Vera Sweet ha fatto quella precisa domanda. Chi altri avrebbe potuto rispondere sul mio divorzio e sull'imminente matrimonio di Mark e Clarissa se non la parte lesa? Ti prego, dimmi che mi perdoni, non sopporto che tu sia arrabbiata. D'accordo, d'accordo, ti perdono. Sloan, scusa, ti dispiace lasciarci un attimo, per favore? Va bene, vado a preparare il tè. Allora, che intendi fare? Ma niente, perché ho fatto una visita di cortesia a mia figlia nella sua nuova casa. A proposito, i miei complimenti, la casa che le avete regalato è deliziosa. Non fingere di non capire, non mi riferivo a questo. Io voglio sapere con chi diavolo hai parlato e che cosa hai detto. Rispondi. Come con chi ho parlato? Mirna, scusa, ma a volte non ti capisco. Mi fai delle strane domande. Con chi vuoi che abbia parlato? Con Sloan e Trey, col mio avvocato, con una ventina di dottori, con mio marito e adesso sto parlando con te. Ascolta, Paola, ti avverto. Sto perdendo la pazienza. Ti consiglio di rispondere a tono. Bene, allora se vuoi una risposta precisa, devi farmi una domanda altrettanto precisa. Voglio sapere a chi hai raccontato quella tua assurda sciocchezza. Di che sciocchezza stai parlando? Finiscila, lo sai perfettamente. Mi riferisco a quello che vai raccontando, cioè che sarei io il misterioso testimone del caso Harper. Ah. Paola, ti prego, guardami. Esigo una spiegazione. Voglio sapere subito a chi l'hai raccontata questa assurdità. Rispondi! Io non capisco come fai ad essere così egoista. Egoista? Proprio così. È il mio primo giorno fuori dall'ospedale, il primo giorno che finalmente prendo contatto con la realtà. E tu cosa fai? Pretendi che ti parli di quella sciocchezza che ho detto a proposito di Kelly Harper? Paola, per favore, per una volta nella tua vita, cerca di essere razionale. Se tu fossi veramente un'amica, mi avresti chiesto quali sono i miei progetti, cosa voglio fare. Ti saresti informata sul mio futuro. E avverto che sto quasi perdendo la pazienza. Allora, ti decidi a rispondermi sì o no? Insomma, si può sapere con chi hai parlato, a chi hai detto che sono io il testimone. A quanto pare è un'idea fissa, Mirna. Ma che ragione c'è di farmi questo interrogatorio? Oh, santo cielo, forse comincio a capire. Scommetto che qualcuno ha scoperto la verità. Sei completamente fuori strada, mia cara, perché non c'è niente da scoprire, mi dispiace. Allora, si può sapere a chi l'hai detto? Aspetta, fammi pensare. L'ho detto solo a quel dottore, quello di cui ti avevo parlato, ricordi? E a chi altro? No, nessuno. Paola, credo che tu non sia sincera. Beh, ora che ci penso, l'ho detto anche a un altro dottore. O forse erano due. Comunque, sta tranquilla, non devi preoccuparti. Gli ho parlato solo di una mia amica coinvolta in un certo omicidio, ma non sono scesa in particolare. Beh, grazie, sei stata molto carina. Che fine ha fatto il tuo diario? Quello che ti feci vedere in ospedale? Non dirmi che ne hai un altro. No, sta tranquilla. Non ti preoccupare, Mirna. Ho solo quel diario e di solito lo porto sempre con me, anche ora. Bene. Dimmi la verità. Ti conosco da molto tempo e sento che sei preoccupata, non è vero? Assolutamente. Mirna, non ti fermi con noi a prendere il tè? Ah, no, grazie tesoro. Devo andare a un appuntamento e sono già in ritardo. Ti accompagno. Conosco la strada. Non dire sciocchezze. Non è educato fare andare via una persona senza accompagnarla. Hai dimenticato di salutare Sloan? A presto, Sloan. Ciao, Mirna. Sei proprio sicura di non averlo detto a nessuno, di non aver parlato con qualcun altro tranne che col tuo dottore? Certo, sta tranquilla. La mia è stata una semplice confidenza tra paziente e dottore, non c'è alcun problema. Ascolta, se dovessi averne bisogno, voglio che tu sappia, Mirna, che sei padrona di venire da me in qualsiasi momento. Sono sempre disposta ad ascoltarti. Ti ringrazio, ma fortunatamente non ho nessun problema. E anche se ne avessi, tu saresti l'ultima persona a cui mi rivolgerei.